Sono partiti. Al-Sefra ottiene il break migliore e balza al comando dopo i primi 150 metri di gara nei confronti di Bentley Zoster Boy. All'interno galoppa Capofalconara nei confronti di Calmissima, quindi sopra Raro Abruzzo nel cuore, Joy Eyes più arretrato in coda. Frazione davvero molto veloce con Al-Sefra davanti nei confronti di Bentley Zoster Boy, Capofalconara terzo. A largo Calmissima risale Abruzzo nel cuore, all'interno sopra Raro più arretrato Joy Eyes. E ancora in buon vantaggio Al-Sefra poco prima dell'addirittura di arrivo, impegnato a largo da Bentley Zoster Boy, all'interno Calmissima, a largo avanza molto bene anche Abruzzo nel cuore. Addirittura di arrivo dove Al-Sefra l'affronta in chiaro vantaggio, dall'impressione ancora di poter allungare sugli avversari e stacca Al-Sefra, inseguita da Abruzzo nel cuore. Al-Sefra in totale controllo nel finale, vince netta come quando vuole Al-Sefra nei confronti di Abruzzo nel cuore che alla fine è secondo, avanti a sopra Raro al Capofalconara. La bellissima vittoria di Al-Sefra, numero uno dello schieramento, c'è il quick double da parte di Dario Bargiu, nonostante i suoi 68 kg, legittima la forma davvero straordinaria dopo il quarto posto nel premio Capannelle, in testa da un capo all'altro, sulla curva davvero è imbattibile in questo momento l'allievo di Cristiano Morini. Dario Bargiu lo interpreta come meglio non si poteva, stacca bene ancora in dirittura di arrivo alle risorse necessarie per poter distaccarsi dagli avversari, fra i quali finisce molto bene Abruzzo nel cuore, numero 9 dello schieramento, che dimostra ancora una volta di essere soggetto davvero prolifico, in ottima forma, avanti a sopra Raro e capo Falconara. Questo è l'arrivo ovviamente probabile ed ufficioso di questo premio in ricordo di Umberto Raia.